Ciao ragazzi da Marsala, ecco la prima guida che faccio sui mini pet, che è una passione che mi è presa da quando ho iniziato a livellare i secondi PG, secondo, terzo, quarto PG, questo è il quarto, Death Knight, con le mascotte, perché a livello 90, ma comunque penso anche prima, devo fare delle prove, vincere uno scontro con le mascotte ti dà 10k di esperienza e lo stesso vale per la ricompensa che si hanno con la vittoria degli scontri contro gli allenatori. Ora, questo è un video avanzato, però vi farò vedere come si può arrivare dal livello 1 al livello 24 con tre scontri. È per, come dicevo, per chi ha già un po' di mascotte. Poi farò dei video per far capire come fare ad arrivare a livellare le mascotte da chi non ha fatto nulla, diciamo. Ok, allora partiamo con Gargra, che si trova, come vedete, la landa di fuoco gelo vicino alla nostra guarnigione. Allora, i pet che uso per questo scontro sono il distruttore di mondi personale e il piccolo XT di Landro, più in questo caso ho preso il livello 1, che questo è uno dei celestiali, che l'ho preso ieri. Tuttavia, il piccolo XT di Landro, che è un pet che mi è stato regalato, non è ne assolutamente necessario, perché può essere sostituito benissimo dal razziatore tascabile. Il razziatore tascabile si prende ovviamente o all'asta, e non costa neanche molto, oppure a Tempest Keep, alle Outland, dal Soul River. Potete averne anche due, quindi basta alzarvi due di questi a livello 25, perché è sufficiente che abbiano una spella d'area, che è la scossa sismica, e nel caso del piccolo XT, l'eccesso d'ira. Il piccolo XT può essere sostituito anche con XT. Adesso vediamo il giro da fare. Ovviamente questi tre scontri permettono di arrivare dall'1 al 24 se usate il cappello da safari, che ovviamente ha l'esperienza del 10%, l'integratore e l'integratore inferiore. Allora, mettiamo subito l'integratore e l'integratore inferiore e iniziamo il nostro Merce in scontro. vendita per te. Dimmi tutto. Ti serve qualcosa? Qua, la prima cosa che fate è attaccare con l'attacco del nostro pet che andiamo a livellare. Visto che Remo fa un attacco, cioè fa un si mette un buff. Poi cambiate e potete scegliere uno dei due robot. E a questo punto farà due attacchi soli e poi ci lascerà, ma saranno due attacchi di scossa sismica che andranno a colpire sia il pet attivo sia i pet in panchina. Ora, come da abilità dei pet robotici, ritorna in vita e dà un'altra botta di scossa sismica che dura per 3 turni e ora ci lascia. Verrà sostituito dal piccolo XT di Landro, che non farà altro che fare la stessa cosa. Il primo pet è stato battuto. Ora il secondo pet mette un buff di velocità a tutto il team e ha preso una grandissima stecca di critico. Ora due schivate di fila. Quindi noi andremo a fare qualunque tipo di attacco, basta che facciamo qualcosa. Vabbè, il primo era l'ultimo attacco dell'eccesso d'ira e poi abbiamo fatto la scossa. Ora è sufficiente fare due scosse di fila. Vabbè, ci muore anche l'XT, ma la prima scossa distruggerà la nostra lupetta. Quando entra l'ultimo che è Romolo, si metterà un buff e quindi anche lui ci lascerà perché è debole contro i robotici. E questo primo scontro vedete che porterà Yula a livello 14. Consegniamo. Ti ascolto, guardati dal pericolo. Grazie. E poi ci dirigiamo a riposo estivo, a Pandaria, a fare il secondo pet, che è lo spirito della terra, che si trova proprio sopra il riposo estivo. Allora, per fare questo allenatore bisogna trovare due conigli. Allora, uno
Uno, che è quello che sto facendo usare a mia figlia, è il coniglio Bruno, giusto? Il coniglio Bruno si può comprare anche all'asta, altrimenti ci sono varie lepri sparse per la mappa, tipo la lepre di Tolai o adesso vi faccio vedere quale altra. Innanzitutto, come vedete, qui si trova lo spirito dei panda rentolante. Allora, mettiamo il secondo team, che è questo, composto appunto dalla lepre di montagna, le lepre di Tolai, ma possono essere benissimo due lepri di montagna, due lepri di Tolai o un coniglio bruno. L'importante è che abbiano questi tre attacchi: la raffica di colpi, la schivata e il rintanamento. Ora mettiamo la nostra Yura al posto dell'altro, che era quello che avevamo livellato nel team memorizzato. E vediamo di che cosa hanno bisogno queste lepri. Devono essere due lepri che hanno la doppia abilità di velocità, perché devono essere più veloci di quelli che andiamo ad affrontare. Per vedere che abilità hanno i mini pet, come vedete qui c'è scritto PS, ma che significa Power Speed. Ma come vedete, la lepre di montagna e la lepre di Tolai sono doppio speed, quindi gli consentono di avere una velocità molto alta, e ora vedrete qual è la strategia da usare contro questo allenatore. Diciamo che questo allenatore è un pochino più complicato dell'altro da memorizzare, ma la prima cosa che facciamo è la raffica di colpi. E qui andremo sempre a schivare questo attacco dello spirito della terra, che è la prigione di cristallo. Poi faremo la schivata per appunto schivare la perforazione. Ok, la nostra schivata è ancora attiva, quindi andiamo a colpire con la raffica di colpi e a schivare la sassata che ne seguirà. Eccolo qua. Ora useremo il rintanamento, ma potremmo anche attaccare normalmente. Schiviamo una sassata e la successiva sassata non c'è modo di schivarla. Ora fate raffica di colpi finché non muore. Prenderete alcune botte. Benissimo. Ora, quando entra l'Iquamino, farete subito schivata. E l'Iquamino non vi prende. È ancora attiva la schivata. Si attaccherà con la raffica di colpi. E doggerete anche questo attacco. Ora fate subito il rintanamento e verrete colpiti dall'Iquamino, e speriamo che non vi ucciderà ancora, ma in realtà è abbastanza indifferente. Ora date una raffica di colpi e qui probabilmente la nostra lepre ci lascerà. Infatti, subentrerà un'altra lepre, che anche lei, appena entra, attiverà la schivata. Raffica di colpi, il giro è sempre lo stesso. Ora il rintanamento. Prenderete un colpo, ma non è un problema, poi vi accorgerete perché. E adesso l'Iguamino ci lascia perché è più veloce la lepre e lo fa fuori. Questo è il momento del cambio per far livellare i pet. Entra Darnak il perforatore, topastro maledetto, e cambiamo per la stirpe di Yulon. Lui si mette uno scudo come prima cosa, e ora noi, dopo aver fatto partecipare attivamente Yula, ho detto Yulon, eh? Vabbè, fa niente, faremo rientrare la lepre. Ora qui il giro è sempre lo stesso: Darnak si rintana, noi schiviamo. Se fatto bene, Darnak non vi toccherà mai. Ora attacchiamo, siamo ancora invisibili, e lui col suo scatto di pietra va a vuoto. Ora dobbiamo fare un altro attacco perché lui non ha attacchi da farci al momento, è in CD. Ora gli è tornato lo scatto di pietra, quindi faremo il rintanamento. Si mette lo scudo e noi andiamo a colpire, facendogli molto poco, è un po' lunga la cosa, però lui di nuovo si rintana e noi schiviamo. Il giro è sempre questo, lui non ci toccherà mai se abbiamo una lepre doppio speed. Attacco, siamo ancora invisibili. E attacchiamo ancora, perché lui è
non ha colpi. Ora rintanamento, sempre quello. Lui ha lo scatto e ci manca. Vabbè, abbastanza tranquillo, no? Scudo lo colpiamo. Si rintana, schiviamo. Colpo e lui ci manca perché siamo ancora invisibili. Ripeto, è un po' lungo perché lui si mette la difesa alla pelle di pietra, quindi di nuovo l'interramento, la pelle di pietra gli riduce i danni presi. Benissimo, l'abbiamo ucciso e ora vediamo che con tutta questa bella robina come buff il nostro mini pet arriva a livello 20. Completiamo e partiamo per l'ultimo allenatore del nostro giro, che è Akira Prescelta, che si trova proprio in zona, ovvero vicino a Calcanebbia. Ora, il team usato per questa allenatrice è composto da l'idolo di Anubisat, reperibile a Q40 dai Twin Emperor oppure in asta, come sempre. Poi di solito si fa con il draghetto di Proto Drago di Smeraldo, che è questo. Però siccome è un po' variabile, cioè potete perderlo come scontro, ho deciso di utilizzare il Cucciolo del Terrore, che non è un pet che si può prendere facilmente, perché a meno che abbiate la collector di non so quale espansione, non lo avrete. Ma è sostituibile con il Corvo di Luna Cupa, oppure il Corvo Ghilneiano, che potete prenderlo con un personaggio Alli da un venditore a 4 silver, proprio una stupidaggine. Altrimenti è fattibile appunto con il Proto Drake, il draghetto, il cucciolo di drago, questo appunto, e il Proto Drago di Smeraldo lo prendete a Northrend, al bacino di Sholazar, qui dove vedete il Proto Drago di Smeraldo. Chiaramente lo prenderete grigio e poi va fatto evolvere con la pietra. Ne parleremo successivamente. Comunque, andiamo al nostro scontro, dove metteremo di nuovo Yula e partirà per primo questa volta. Bene, attacchiamo la nostra amica Gran Maestra Aki. Ok, prima cosa, fate qualunque attacco con questo, basta che sia di un turno solo, perché altrimenti il giro potrebbe non complicarsi, ma dovreste stare a trovare degli adattamenti diversi. Fate entrare il nostro idolo Anubisat, che è un pet veramente fortissimo, e andate di Tempesta di Sabbia, che cambia il tempo atmosferico, trasformandolo da neutrale a cambia l'ambiente, diciamo, in Tempesta di Sabbia, che diminuisce l'accuratezza di entrambi le mascotte. Ora Chirrup fa sempre l'attacco questo, che riduce che aumenta i danni subiti, ma la Anubisat, riducendoli molto, cioè riducendoli, l'accuratezza è ridotta, quindi spesso viene missato, viene mancato. La sua abilità umanoide gli consente di riprendere vita ogni attacco, quindi andremo avanti finché non lo faremo fuori. Benissimo. Ora, se siete abbastanza fortunati, fate tutto con l'idolo Anubisat. Allora, quando entrerà Fulmine Sferzante, la prima cosa da fare è la deviazione. La deviazione è un'abilità che viene sempre per prima. Quindi, quando lui cambierà tempo e vi darà la fulminata, la scriverete. Adesso l'ambiente è di nuovo in Tempesta di Fulmini. Lo ricambierete con la vostra Tempesta di Sabbia. Qui c'è un colpo inevitabile. E poi non fate altro che colpire finché o morite voi o muore lui. Se colpisce sempre è probabile che moriate voi, ma in realtà ultimamente sto essendo molto, cioè insomma, sono stato molto fortunato e
e non sto facendo tutto con l'idrone Anubis, che come vedete ha l'attacco molto forte in ogni caso, e quindi è riuscito a vincere anche contro Fulmine Sferzante. Ora, quando arriva Baffo, nostro amico roditore, la prima cosa che fa è rintanarsi, quindi fate un attacco e o passate, la stessa identica cosa. E poi lo scudo, e lo scudo eviterà che voi prendiate una bella botta. Ora, se sopravvivete al prossimo attacco, la tempesta di sabbia farà in modo che lui prenda una bella stecca in faccia, perché è debole. Eccolo qua. E in più cambiate di nuovo il weather change. Ora di nuovo attaccherà sempre per primo lui, quindi probabilmente insomma non ce la faremo, però non è un grosso problema perché il cucciolo del terrore ha tutto contro Baffo, quindi come vedete posso mancare anch'io per via della tempesta di sabbia. E ora il nostro amico idroneo di Anubisat ci lascia in favore del cucciolo del terrore, che a questo punto cambierà subito il tempo in oscurità. Qui si rintana, quindi farete altro che passare, visto che il vostro colpo mancherebbe. E poi con l'assalto non turno ci saluta Baffo. E il nostro amico Yula è arrivato a livello 24. Ok, per oggi è tutto, vi ringrazio, saluti da Marsala.